Io concluso questo, non abbiamo la possibilità di affermare, quindi l'anima è immortale. Anche perché poi, quando diciamo l'anima, noi diciamo una parola sola per dire tante cose. Nella filosofia indiana, degli indiani, no? Loro quando parlano di quello che noi chiamiamo l'anima, loro dicono, usano tre voci diverse per indicare tre modi diversi di intendere l'anima. Purusa, Jin e Atman. Purusa, loro chiamano il principio che rende vivo il corpo, che vegeta, respira, mangia, beve, cresce, eccetera, che fa la funzione puramente di animazione del corpo, dell'anima del corpo, dedicata al corpo. Con la seconda voce loro indicano il nostro io. Questa è una cosa seria. Poi io sono diverso da te, diverso da lui. Io ho la mia storia, i miei problemi, le cose, eccetera. Sì. Questo mio io, che rapporti ha con questa animazione fisica, va bene? Quella va per conto suo, diciamo così, in certo modo. La vita biologica, diciamo. Il mio io è l'insieme della mia costruzione, di quello che ho costruito. Poi c'è quello che loro chiamano Atman. Oltre che io sono il professor Giovanni Girardi, eccetera, tu sei nato lì, capirà. Ci sono dei problemi, delle idee nella testa. Da dove veniamo? Dove andiamo? C'è un Dio? Cosa vuol dire Dio? Cosa vuol dire spirito? Cosa vuol dire conoscenza? Cioè tutta una sfera diversa, superiore, per la quale ci sono delle attitudini, va bene, che sono diverse. Un conto è l'anima che mi fa crescere, mi fa diventare grasso, magro. Un conto è questo qua che... Quando io mi pongo certi problemi, per esempio dello spirito, se io sono uno spirito immortale, mortale, se quello che dico ha una relazione assoluta, io in qualche maniera sono in una sfera divina, la chiamo divina, la chiamo Brahman. Loro in indiani dicono Atman, è uguale a Brahman, e Brahman è Dio, il nome che loro danno a Dio, L'Atman è quella parte di Brahman che mi concerne. Questo distinguere in noi, nel concetto di anima, una parte, quasi un sostrato, un'anima biologica, e un'anima invece intesa in un senso diverso. C'era per esempio anche il Rosmini, un filosofo cristiano, cattolico, lui parlava di anima e spirito. Loro chiamano Atman, va bene, eccetera, anima e spirito. Nel testamento di un prete rosminiano di Milano, io ho letto, Signore, io ti affido il mio spirito, la mia anima andrà, ti affido il mio spirito. Cioè pensare a una forma superiore che è in noi. Nella vecchia filosofia, invece, cattolica, quando si aveva anima, ci si metteva dentro un po' di tutto. Se ci mettiamo, mettiamoci dentro tutto, però sappiamo che dentro ci sono
tante cose diverse. Il fatto di dover essere capace di pensare se stesso, di pensare il pensiero. Aristotele diceva che Dio è conoscenza della conoscenza, noesis, conoscenza della conoscenza. Questa capacità di conoscere il conoscere stesso è una specie di trascendere se stessi in qualche modo. Ha già qualche cosa di inquietante, insomma. Invece quando comunemente quando si dice l'immortalità dell'anima, forse si intende in genere l'immortalità dell'io, quella seconda fase, quella seconda lì, direi quella parte un po' egoistica, perché diciamo noi il protagonista, lì il protagonista è l'io, no, noi non possiamo non essere egoisti, perché l'io sono io. Sono problemi belli, bellissimi, cioè,